Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Zona Mista. Oggi siamo ospiti di Intesa Costruzioni e abbiamo il piacere di avere come ospite Marika Moro. Marika, innanzitutto grazie per essere con grazie noi. Grazie a voi per l'invito. Marika Moro, neo campionessa mondiale di natural bodybuilding. Quindi innanzitutto complimenti per grazie il titolo mille. Che hai appena conquistato e direi di partire subito da qua. Cioè, andiamo innanzitutto a spiegare cosa è successo qualche giorno fa a Los Angeles, perché è stato proprio a Los Angeles che hai avuto la possibilità di raggiungere un titolo così importante. Sì, esatto, quindi sono appena rientrata da Los Angeles qualche giorno fa, dove si è concluso il campionato mondiale WNBF, che è una federazione natural bodybuilding, appunto World Natural Bodybuilding Federation, sarebbe l'acronimo. Perfetto. E dove ho durante l'anno, quindi come si svolgono le gare di bodybuilding, quindi ci sono delle selezioni per accedere agli italiani, se ti qualifichi fai gli europei, mondiali. E quindi è andato benissimo tutto l'anno, quindi oltre a questa federazione poi io ho fatto altre federazioni sempre natural, di natural bodybuilding, e ho portato avanti appunto tutto il discorso europei, mondiali con la WNBF. E nulla, appunto, natural bodybuilding, a cosa si dice? Bodybuilding penso lo conosciate tutti, e nasce appunto in America negli anni 90 con Schwarzenegger, ok? L'immagine iconica, diciamo. Esatto, per rappresentare. Quindi la mia categoria, quindi ci sono diverse categorie nel bodybuilding. La mia categoria è la categoria bikini, dove ci sono determinati canoni fisici, quindi la bikini non deve essere troppo muscolare, devono esserci delle giuste proporzioni e i canoni, appunto, quali devono essere, cioè i giudici che cosa guardano nel bodybuilding, per fare qualche chiarezza. Deve esserci una certa muscolarità, deve esserci una certa simmetria, quindi c'è un lavoro tosto da fare, perché tu quando sei sul palco devi aprirti e hai delle certe pose per mostrare i muscoli, per mostrare determinati dettagli. E ovviamente deve esserci, oltre che alla bellezza della ragazza, perché la nostra è una categoria anche estetica, come in certe categorie maschili, altre invece non sono estetiche, sono proprio solamente muscolari, ok? E quindi nella nostra categoria, appunto essendo estetica, c'è anche tutto un comportamento sul palcoscenico, quindi il posing, la camminata, quindi l'atteggiamento sul palcoscenico, che fa proprio da quadro a tutto questo, questo show, perché alla fine è uno show, ok? Perfetto. Dove vengono appunto premiati determinati canoni, quindi come dicevo, muscolarità, simmetria, linearità, quindi comunque la ragazza come posa sul palco, l'eleganza, e fondamentalmente quella più bella dal punto di vista muscolare, estetico, eccetera, vince sostanzialmente. Poi ci sono determinati canoni che variano da stato in stato, da anno a anno, da anno in anno. Okay? Delle variabili, possiamo definire. Esatto, così. Esatto. Quindi questo mette anche un po' in crisi gli atleti e i preparatori. Quindi è per quello che, parlandoci prima, ti dicevo, è stato un po' inaspettato, perché ovviamente ogni gara che fai tu cerchi di arrivare alla tua migliore condizione, però non si sa mai poi cosa viene premiato, nel senso... come agli italiani quest'anno, sono arrivata comunque seconda, ce la siamo combattuta io e un'altra ragazza, io ero più nel canone degli altri anni, infatti ero piuttosto sicura, hanno fatto vincere più muscolarità, quindi era un po' fuori canone per esempio la ragazza che ha vinto rispetto agli altri anni, quindi si è capito poi nelle competizioni successive a cosa aspiravano i giudici quest'anno, quindi siamo andati un po' più sul volume, sulla muscolarità, finché abbiamo comunque centrato il canone anche in America, perché appunto in America i canoni erano completamente diversi rispetto all'Italia e all'Europa, quindi è per quello che ti dico, è stata veramente una sorpresa. Sapevo di essere messa bene, quindi speravo comunque di arrivare nelle top 5, e quando hanno detto il mio nome nella vittoria è stata un'emozione, non ci credevo. Incredibile, immagino. Esatto, assolutamente. Tanto esatto. Tu parlavi al plurale, siamo andati, abbiamo fatto, perché sì, il lavoro sì. Non è soltanto dell'atleta che ma è anche del prepara, coach, ma esatto, c'è comunque un lavoro alle spalle, sì, di un preparatore, esattamente, che ti permette di raggiungere determinati risultati. Esattamente. È un lavoro importante, nel senso che hai parlato delle selezioni nazionali, sì, europee, sì, e mondiali, per cui
un cammino che parte un annetto, esattamente. Quindi io già adesso ho finito, già in queste settimane inizierò la preparazione per l'anno prossimo, che quindi essendo diventata pro professionista, avendo vinto il mondiale, ho preso la pro card e adesso gareggerò l'anno prossimo nei circuiti professionistici. Quindi andrò a fare europei e mondiali a livello professionista. Quindi apriamo una parentesi, sì? Proprio perché abbiamo detto prima, natural bodybuilding è una particolare, ci sono delle caratteristiche particolari, oltre a quelle estetiche di muscolarità di cui parlavi prima, però più a monte c'è proprio una descrizione specifica. Allora, come sapete benissimo, comunque nel bodybuilding c'è un utilizzo spasmodico di farmaci, doping, eccetera, soprattutto per arrivare a determinate categorie, ok? Quindi per avere un determinato volume muscolare, per avere un certo tiraggio, viene abusato un sacco di doping e farmaci. Nelle federazioni natural, quindi siamo tassati dal punto di vista di test antidoping e addirittura nella WNBF, in questa federazione, fanno addirittura il test del poligrafo, il test della verità. Quindi a ogni campionato italiano, europeo, mondiale ci sono proprio controlli tosti, cioè per dire ti danno proprio la lista, anche per dire se uno prende il topiramato per l'emicrania vieni squalificato perché non puoi prenderlo. Quindi anche determinati farmaci proprio curativi, se tu fai utilizzo devi comunicarlo e fare molta attenzione a stare entro i limiti consentiti dal regolamento. Esattamente, quindi questa è un po' la bellezza, quindi ovviamente non ci sono aiuti da quel punto di vista lì, ci sono una semplice, puoi utilizzare comunque integratori classici da palestra, quindi sali minerali, aminoacidi ramificati, cioè comunque integratore basi che usano tutti gli sportivi, esattamente, esatto. E basta, quindi è un programma che dura appunto uno o più anni a seconda di uno da che punto di vista, da che punto di partenza parte, diciamo. Quindi, come dicevo, io sono già adesso in preparazione per l'anno prossimo. E come si sviluppa un po', se ti può interessare. Esatto, la prossima domanda, okay. Proprio come procede il lavoro, perché come dicevamo è una passione sì, ma che gli richiede tanto impegno. Esatto, allora considera che io faccio un 4-5 allenamenti a settimana, nella fase adesso che partirò, che è la fase conosciuta di massa, cioè di costruzione, ok, dove adesso aumentiamo molto parecchio le calorie, uh-huh. E gli allenamenti diventano pesanti dal punto di vista di pesistica, quindi nella prima fase, i primi 6 mesi, lavoriamo tantissimo sul powerlifting, quindi sollevamento pesi, in modo tale da creare una struttura muscolare abbastanza importante, da riuscire poi a mantenere nel corso dei mesi, dove inizi a tagliare le calorie, inizi la fase di definizione, dove cambiano anche lì determinati allenamenti, quindi è tutto studiato sia a livello di macronutrienti che di allenamento in ogni fase, diciamo, dell'anno, ok? Quindi c'è la fase appunto più di costruzione, dove serve più energia, bisogna spingere, certo. E gli allenamenti sono più pesanti perché durano anche un paio d'ore gli allenamenti, invece nella fase più vicina alla gara, dove le calorie man mano vengono leggermente abbassate, poi ci sono ricariche, scariche, proprio per stimolare e arrivare a determinati risultati di tiraggio. Scusami se ti interrompo, però tu parlavi, certo, anche dell'alimentazione importante, sì. La tua professione, diciamo, in questo caso ti viene in aiuto, sì, assolutamente. Ricordiamo di cosa stiamo parlando. Sì, io sono biologa nutrizionista e infatti è stata una copiata vicente la mia professione col mio coach, certo. Esatto, perché abbiamo studiato proprio nei minimi dettagli tutto quanto. Poi è compatibile però la passione che stai portando avanti con l'attività professionale? Assolutamente sì, quindi questa è comunque una mia passione. Io mi alleno di solito in pausa pranzo, quindi lavoro tutto il giorno, quindi riesco a ritagliarmi comunque quelle 2 ore di allenamento quando ho la pausa di lavoro, stacco, vado a ritorno al lavoro, quindi. E le gare comunque di solito iniziano da fine maggio, uh-huh. Fine maggio-giugno, fino a concludersi a novembre, i mondiali, come adesso sostanzialmente. Prima di chiederti i tuoi obiettivi da qui in avanti, perché appunto c'è stato questo salto importante a livello proprio professionale, ma dove nasce la tua passione? Quando hai capito che questa davvero poteva essere una passione da sviluppare, da coltivare in questo modo? Anche perché non è da tantissimo che c'è questo culto, questa conoscenza così approfondita del bodybuilding. Allora, la passione nascerebbe da diversi. Io sono un ex pallavolista, uh-huh. Poi post pallavolo ho avuto una serie di interventi, quindi sono un ex pallavolista distrutta. Ho iniziato comunque a mantenermi mantenermi in forma facendo un po' di palestra. E poi negli ultimi, diciamo che salto l'ho fatto quando appunto ho conosciuto Efrem, che è il mio preparatore, Efrem, uh-huh. Attivi,
che abbiamo proprio una collaborazione insieme a livello lavorativo, quindi io seguo dal punto di vista alimentare, lui dal punto di vista di allenamento, quindi anche molti miei pazienti. E da lì è nato il discorso, quindi ho iniziato a farmi seguire da lui anche proprio per imparare ad allenarmi, perché tanti si allenano ma in pochi sanno allenarsi bene, quindi ho detto dai ascolta, iniziamo ad allenarci bene, insegnami bene la tecnica, anche proprio dei fondamentali, cioè in modo tale da avere certo. un allenamento ben strutturato. E da lì, visto che comunque, apriamo una parentesi, alla fine quello che conta molto è anche la genetica. Cosa vuol dire la genetica? Che è la struttura che hai che ti permette anche di avere determinati risultati. Ovvero, esempio nel mio canone, la bikini deve avere comunque spalle larghe, vita stretta, deve avere determinati canoni per essere comunque, cioè, diciamo, competitiva, diciamo, a livello di competitiva top. Come altre federazioni, per esempio un Man Physique, se andiamo a vedere deve avere spalle larghe, vita stretta, quindi se geneticamente non hai quel punto di partenza fai una fatica bestia o magari non arrivi neanche certo. ad avere determinati risultati. E quindi nulla, visto che le caratteristiche c'erano, abbiamo detto dai, ma perché non proviamo a preparare, visto che sono molto competitiva, essendo un ex atleta, mi piace avere anche degli obiettivi. Quindi quando ti alleni con degli obiettivi ovviamente tutto è diverso. C'è molta più passione, molta più esattamente, adrenalina. Esattamente, esattamente. Alla base c'è, a parte per me, è stato quest'anno, in questi 2 anni diciamo, perché sono 2 anni che sto lavorando per tutto questo, a livello di studio anche mio professionale ho fatto un salto di qualità pazzesca, perché ho capito anche dei meccanismi alla base fisiologico, quindi lavorando appunto sul natural non ci puoi scappare. Devi capire il corpo come funziona al 100%, determinati meccanismi, è stato veramente un'evoluzione pazzesca. Una crescita un po' in tutti i sensi a questo sì, punto. Sì, esatto. Diciamo, oltre che alla base c'è il volersi perfezionare fisicamente, voler trovare il cavillo e raggiungere determinati canoni estetici. Anche ecco. Perché poi a quel punto le immagini siano proprio i dettagli che fanno la differenza. Esattamente, quindi sono i dettagli che fanno la differenza, sì. Sì, a questo punto la domanda finale è di rito, a questo punto che abbiamo ottenuto questo risultato, dove vuoi arrivare dall'anno prossimo? Qui è stato, ti dico la verità, quest'anno diciamo che io ho la mia età, perché comunque l'anno prossimo vado per i 36, quindi ho iniziato tardi a fare tutte queste cose ed è stato proprio o lo faccio adesso o non lo faccio più, quindi è per quello che in questi 2 anni mi sono focalizzata pieno. Quindi poi quando ti impegni in una cosa i risultati arrivano, ovviamente partivo già da una buona base perché certo. comunque mi sono sempre tenuta, ho sempre fatto attività fisica, quindi non è che partivo da una condizione fisica che dici disastrata e abbiamo fatto i miracoli diciamo, e adesso che ovviamente sono diventata pro mi piacerebbe comunque provare a fare un anno da professionista, quindi capire un po' il livello e dare ancora di più il massimo per e vedere giocartelo un po' con quelli esatto, che lo fanno di lavoro. Esatto, esatto. Cioè non è che lo fai di lavoro, perché nessuno lo fa certo. di lavoro, è comunque il bodybuilding è comunque un lavoro dove non ci campi, anzi sono più quelli che ti escono di soldi di quelli che entrano. Tra parentesi è molto dispendioso. Esatto. Perché alla fine non ci sono sponsor, è comunque tutto di tasca tua, c'è il costume, ci sono le trasferte, ci sono le gare. Quindi c'è comunque un bel dispendio economico, è proprio una passione, ok? Poi ovviamente qualificandoti, arrivando a, ci sono sponsor che poi magari ti pubblicizzano, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è mai una professione. Diciamo che sono pochi gli sport a livello Italia, a livello in generale, che permettono di essere con cui davvero puoi vivere, a parte esatto. il calcio, non so, e altri sport, non so con quanti ci puoi campare. È vero. E a parte questo, ecco, è comunque una passione che adesso quest'anno cercherò di sfruttare al massimo, vogliamo sfruttarla e speriamo vada bene anche dal punto di vista professionistico, diciamo. Assolutamente. Siamo arrivati al termine, io ringrazio Marika Moro che grazie direttamente da Cazzano Sant'Andrea è arrivata in cima al mondo proprio di recente con la vittoria ai campionati mondiali. Grazie anche a voi per essere rimasti in nostra compagnia, all'appuntamento alla prossima puntata con Zona Mista.